Siamo in diretta da Palazzo Ferrofini con l'autore delle foto della mostra Altipiano, che ci racconterà come è nato questo progetto fotografico e poi ci accompagnerà a vedere le immagini. Prego. Buongiorno, io sono Loïc Serrault, sono un fotografo francese della Normandia e questo progetto ho iniziato più di 10 anni fa, forse 15, con i libri di Rigoni Stern in traduzione francese. Io a questa epoca non parlavo italiano, e un amico mi ha detto: tu dovresti leggere quest'autore italiano, sono sicuro che ti piacerebbe. E ne ho letto uno, il primo che ho letto era Le stagioni di Giacomo, e mi è piaciuto enormemente. E poi, come di solito in letteratura, quando si piace leggere un libro, ho letto quasi tutto, e tutti i libri di Rigoni Stern sono disponibili in francese. È un autore che mi tocca più di tutti gli altri. Ho scoperto un universo bellissimo, perché io avevo avuto un'esperienza in montagna quando ero giovane. Forse per questa ragione mi è piaciuto più di tutti gli altri autori, e io sono appassionato di letteratura e leggo moltissimo, però quel Rigoni Stern mi ha toccato più di tutti. E perché sono fotografo, avevo nel 2007 un progetto di fare una mostra di ritratti di artisti, e ho avuto questa voglia di andare ad Asiago per incontrare questo autore, Rigoni Stern, che era molto anziano a questa epoca. E per fortuna ho potuto andare, mi ha detto di sì. Sono venuto dalla Normandia ad Asiago e ho fatto due pellicole, sono foto fatte su pellicola di ritratti, e per me è stato un incontro proprio incredibile, con poche parole, perché lui non parlava tanto francese, io non tanto italiano, però ci siamo capiti bene e abbiamo passato 2 ore insieme. È uno dei momenti più importanti della mia vita, mi sembra, e non so dire perché, però c'è stato come una trasmissione molto, molto bella, e è stato gentilissimo con me, molto paziente. E ho fatto questi ritratti, e era proprio un anno prima del suo scomparso. E poi ho continuato a leggere i suoi libri. Mi è venuta l'idea, avevo visto un poco dell'altipiano, pochissimo proprio, e ho voluto tornare sull'altipiano di Asiago per fare delle fotografie del suo paesaggio, perché è un autore che mai ha scritto ficzione, mai ha scritto propri romanzi, ha scritto racconti brevi e lunghi, e mi sono detto che fotografando il suo paesaggio, come l'avevo fotografato lui nel suo bosco dietro casa, proprio in armonia totale con la natura, fotografando i suoi paesaggi, sarebbe un modo di fare un omaggio, forse inedito, perché ci sono stati tantissimi omaggi fatti a Rigoni Stern. E sono tornato nell'aprile del 2014, 3 anni fa, e ho iniziato una serie di viaggi ad Asiago. Sono venuto 6 volte a tutte le stagioni per fotografare questo paesaggio, sempre in relazione, come si può vedere, con i suoi testi. Venivo con i libri e con la macchina, e non è una illustrazione, non mi sembra che sia possibile fare una illustrazione propria dell'opera di Rigoni Stern, però è una ispirazione
e avevo già in mente di fare un libro e una mostra, ecco, però il libro era molto importante perché volevo mettere insieme il testo e le foto, e l'ho fatto anche in questa mostra, come si può vedere. Per me era molto importante, è un paesaggio letterario, infatti, perché lui ha scritto tantissime cose sul suo amato altipiano, e anche nei racconti di guerra che ha scritto, che sono tanti e che portano il lettore in Russia, in Albania, in Grecia, in Francia, parla dell'altipiano. E poi anche fotografando l'altipiano era un modo di evocare la sua opera, inclusi i racconti di guerra. E poi sì, sono tornato e ogni volta venivo in treno e poi ero a piedi ad Asiago e sull'altipiano e ho camminato tantissimo sull'altipiano, un po' al caso e un po' seguendo i nomi dei posti che trovavo nei libri. E così è iniziato, proprio così. Quando sono arrivato 3 anni fa non conoscevo nessuno sull'altipiano, però attraverso un contatto con la sua traduttrice francese che abita a Nizza, Marie-Hélène Angelini, ho potuto incontrare la famiglia, i suoi figli, la sua moglie, e i suoi amici, e anche diverse persone che mi hanno aiutato tantissimo, per esempio Giuseppe Mendicino, che è il suo biografo, che ha pubblicato la biografia di Rigoni Stern in aprile dell'anno scorso, anche per esempio Sergio Frigo, giornalista, che aveva fatto una app per il telefonino e l'iPad, e che è anche divenuta un libro sui luoghi di Mario Rigoni Stern. Ho incontrato così la sua famiglia, i suoi amici e tutti quelli che conoscono la sua opera molto bene, e devo dire che sono stato molto fortunato, perché la loro accoglienza è stata bellissima, proprio come si poteva sognare venendo da Francia all'altopiano per fare quel progetto. È stato proprio un sogno, un'avventura bellissima, con incontri con bellissime persone, e insieme, proprio insieme, anche con il comune di Asiago, poi abbiamo riuscito a fare questa mostra, e io ho pubblicato il libro con un editore di Brescia, il GAM Editrice, e 2 anni dopo la mia prima visita ad Asiago abbiamo fatto un'anteprima della mostra a Riva del Garda, al momento del premio Mario Rigoni Stern, che è stato dato a Riva del Garda in aprile 2016, e poi la mostra ad Asiago, e poi la mostra a Padova all'Orto Botanico, e oggi a Venezia. Abbiamo fatto l'inaugurazione ieri, e vi porto al piano sopra per vedere la seconda parte della mostra. Allora, nella prima video abbiamo visto due temi, posso dire, i luoghi naturali dell'altipiano e i luoghi abitati dell'altipiano. Qui in questa seconda stanza, cioè il secondo salone, ho fatto una parte nella mostra con linee e disegni,
Questa foto è un po' diversa dagli altri. Ho voluto evocare le visioni che aveva Rigoni Stern dei suoi amici alpini scomparsi in Russia quando andava nel bosco. Per tutto il resto della sua vita pensava dei suoi amici. L'altipiano è un posto molto particolare perché è un paesaggio molto selvatico e anche molto segnato dall'uomo. E io ho avuto questa visione di linee e disegni. In questa parte sono foto che hanno tutte linee, disegni naturali che io ho visto nel paesaggio. E che anche quelle vanno bene con l'opera, anche se sono forse un po' più poetiche, meno descrittive, sono ambiente, sono colori. Avevo iniziato il progetto in bianco e nero e poi dopo il primo soggiorno mi sono detto che non era possibile fare un progetto sull'altipiano senza i colori. Sono tornato con una macchina diversa per fare colori e bianco e nero. Era importante venire a tutte le stagioni perché il ciclo delle stagioni era importantissimo per Rigoni mi sembra che ci mostra una via di armonia fra l'uomo e la natura, fra l'uomo e gli alberi e gli animali, che sia bellissima. È un rapporto giusto degli esseri vivi tra di loro. È quello che ho provato a dimostrare, che tutto lo bello, tutta la bellezza che esiste anche nei nostri paesaggi quotidiani, vedere tutto il miracolo della natura da cui facciamo parte. Sì, ci sono tantissime. Questa foto in bianco e nero, per esempio, è come una foto di guerra, può evocare la guerra anche se è un paesaggio naturale del 2015. E poi non è possibile parlare della guerra anche in montagna, in un posto bellissimo di montagna. Era importante anche mostrare tutta la bellezza della natura, tutta la poetica, perché lo che possiamo dire con certezza della vita di Rigoni Stern è che lui è tornato vivo della guerra, però era proprio distrutto perché aveva vissuto cose terribile e si è curato, proprio curato della montagna e dalla natura. È proprio la natura e l'altipiano di Asiago che l'ha aiutato a tornare a una vita normale, a una vita armoniosa. E poi ha vissuto tutto il resto della sua vita sull'altipiano, mai ha voluto partire, ha fatto una vita piena, bella, di scrittura, di camminate, di tempo passato nel bosco, di tante cose in armonia con gli altri esseri vivi,
la natura, il bosco, e ha creato questa opera che è proprio universale. È molto probabile che per questa ragione che mi tocca il più e che tocca tanta gente, è una opera che parla del locale, che parla di un posto piccolo del Veneto, di un posto di montagna, questo altipiano dei sette comuni, e che allo stesso tempo parla di tutto il mondo e a tutto il mondo. È un'opera unica e senza tempo, che è sempre più valida, che è molto moderna, anche se è stata iniziata negli anni 50. Come dicevo, ci mostra una via percorribile, onesta, di vita onesta e giusta e armoniosa. Lui l'ha fatta sul suo altipiano, però noi possiamo farla in qualsiasi posto, però aiuta a leggere al Rigon Stern, perché ci aiuta a vivere in un modo giusto, e è quello che mi tocca di più. Questo è Mario Rigoni Stern, uno scrittore solitario. È l'autore de Il sergente nella neve, che lo rivelò quasi 15 anni fa. Di quel suo libro, che fu una sorpresa, Elio Vittorini disse una piccola anabasi dialettale. Rigoni Stern ama la vita semplice, gli spazi aperti, storie di cacciatori, di cani, di montagne. E tutto questo con lieve e sincera poesia. Tutti gli uomini sentono la necessità di un luogo dove andare, dove ogni forma e ogni spazio ha una funzione precisa. Un posto, insomma, dove si è in armonia e si sente di partecipare alla vita più che in ogni altro. A volte, presi come si è da oggetti e cose, accessori o inutili, non ci si rende conto dell'importanza di questo porto, che non si deve identificare come una base di arrivo o di sosta, ma di vita. La baita, intendo. La baita che diceva l'alpino Giuanin nella steppa in Russia. Gheriverema baita. Potrebbe essere anche no un appartamento lussuoso, una baracca, o anche una casetta, o un condominio, una villa, con attorno le cose di tutti. Una strada, un albero, una via tumultuosa, un pezzo o uno slargo di cielo, o muri di altre case, o montagne, campagna, fiume, mare. Se uno di questi è il tuo posto, te lo porti dentro anche quando non credi. Anzi, quando non credi di vederlo e ne sei lontano, ecco che improvvisamente ti riappare preciso nella memoria, con ogni particolare, con particolari che pensavi d'aver mai visto. E dove ti trovi ti guardi attorno come per cercare quel tuo posto che ti manca e senti che lì non è. Ti domandi allora, perché sono venuto qui? Perché ho cercato di evadere se cerco quello che ho lasciato? Per necessità o per capriccio mi allontano anch'io qualche volta dal mio posto. Prendo la corriera e scendo in città, e da lì con il treno arrivo sino a Roma o a Milano o a Torino. Incontri con gli amici, qualche volta a teatro o al cinema o al concerto, librerie, inviti a cena. Ed ecco che ad un tratto tutto scompare e mi appare davanti il mio posto, vivo. Molesto anche in quel momento e luogo, e vorrei allontanarlo da me perché credo non mi lasci libero. Quando arrivo in una città sconosciuta o dove non ho amici, mi sento solo e pauroso come un bambino sperduto. Attraversare la strada mi terrorizza. Per chiedere un'informazione a un vigile o un passante non riesco a formulare esattamente la domanda e le parole si impastano in bocca. Il traffico, l'odore, le vetrine, il viavai delle persone come formiche mi frastuonano la testa. E solamente un albero, un cane o un uccello mi danno un po' di sollievo. Qualche volta anche gli sguardi della gente, ma sono rari.
molto rari. Diventano sempre più rari gli sguardi di chi ti fa sentire fratello. Resistono ancora nelle donne e molto di più nei bambini. Non più di 3 giorni riesco a vivere così e poi ritorno nel mio posto, nella mia baita come a un rifugio. A volte mi chiedo se ciò è giusto, se il mio non è egoismo o vigliaccheria, o se è un vivere da imboscato. Penso alle fabbriche, alle catene di montaggio, agli uffici come cliniche, alla civiltà dei consumi. Mi rispondo che con i miei racconti cerco di dare agli uomini quello che hanno perso, il senso della natura, e che in questo modo, scrivendo come scrivo, aiuto loro a vivere. Ricordo le lettere dei miei paesani emigranti e il loro abbraccio quando rientravano al paese dopo tanti anni. Se tu sapessi cosa sono per noi le tue storie. Scorro le lettere dei ragazzi che leggono il sergente nelle scuole e i loro disegni ingenui e i loro temi dove è così manifesto il loro amore per tutta l'umanità. E allora dico, questo è il mio posto. Più di tutto lo sento quando ritorno. La strada è sempre quella di quando venivo dai primi timidi viaggi in pianura o in licenza di quando ero soldato o dalla guerra. Una strada che migliaia di emigranti hanno sceso per partire coi bastimenti da Genova o da Trieste, che migliaia di soldati hanno salito tra il 15 e il 18 per morire su queste montagne. In antico era una mulattiera selciata, 100 anni fa una carrareccia polverosa, poi si affiancò il trenino a cremagliera, ora è asfaltata, larga, veloce, ma anche l'emigrante che ritorna dopo 60 anni di Australia la ritrova. È lì, dove una valle si apre e la pianura finisce, sale per tornanti sulla costa del monte. Una casa che ricordi abitata è ora abbandonata e dirotta. Un pascolo è diventato bosco. L'osteria dove si fermavano i mulattieri è ora ammodernata e con il belvedere. Più su il ceduo sta per venire sopraffatto dall'alto fusto. Ogni punto, ogni angolo di paesaggio, ogni taglio di cielo ti sono noti e segui il mutamento ogni volta, notando qualche cosa di nuovo sopra l'immutabile e l'antico. I primi paesi sulla montagna, campanili che conosci, visi noti, cani che potresti chiamare per nome. Alla curva i blocchi di marmo rosso pronti per essere caricati. Laggiù in quelle cave ci sono l'Angelo e il Piero, 2 fratelli che erano prigionieri in Russia. Questi camion sono caricati con i legnami tagliati dal Nardi e dal Carlo. Questo fieno che ha dentro il sole dell'estate verrà dai prati del Cristiano. A ogni fermata viene scaricato e caricato il sacco della posta, il filo che tiene legato questo posto con gli emigranti, i soldati, con tutti quelli che sono in giro per il mondo e che qui hanno tutto. Guardi anche se sono appese epigrafi nuove e chiedi chi è morto. Il più delle volte è sufficiente dire il nome. Chiedi anche se in questi giorni di tua assenza si è sposato qualcuno. Quando sei via ti accorgi di vivere la vita assieme a tutti. E che nessuno ti è estraneo, nemmeno quelli che non saluti per qualsiasi ragione. Sei arrivato, senza accorgertene, già da un po' eri in piedi vicino alla porta. Saluti i tuoi compagni di viaggio, l'autista e il fattorino, e scendi dalla corriera. Attraversi il paese. Un tassì, un camion, un carretto con il cavallo, una motoretta, è tutto qui il traffico. E dopo il frastuono della città tutto ti sembra silenzioso. Perché ben distingui le voci dei ragazzi che giocano il pallone davanti alla chiesa, il canto degli uccelli, uno dall'altro, e tutto questo che prima ti sembrava rumore, ora che torni dalla città frastornante ti sembra silenzio profondo. Passando per le vie guardi le porte delle case. In ognuna sai chi abita, e se vedi qualcuno saluti con effusione, e con effusione ti rispondono come se tu ritornassi dalla luna. Hai fatto viaggio? Come? Così lontano sei andato? Com'era il tempo? Fa caldo anche qui. Vai di buon passo per i 3 chilometri che ti separano da casa. I prati incominciano ad essere falciati.
le mucche sono nei pascoli. Saluti un cane che ti abbaia festoso. Ciao, Brin. Al crocevia della contrada, sedute vicino a un orto, tre bambine giocano alle mamme, con tre bambolotti in grembo. Sembra un quadro di Renoir. Buongiorno, signore. Sono buoni i vostri bambini? Sono cattivi oggi. Non vogliono dormire. Avranno male alla pancia. Dategli la camomilla. Guardate, ce n'è qui attorno all'orto. Le bambine ridono divertite fra l'imbarazzato e il serio. Le saluto. Rispondono, ciao Mario. E quando mi sono un po' allontanato, la più ardita mi grida ancora, ciao Mario Stern. Questa che ora abbaia è la mia cagna. Questo che mi corre incontro attraverso il prato è mio figlio. Quella che mi aspetta sulla scala è mia moglie. È tutto qui. Avrò da accatastare la legna, da scrivere un racconto, da zappare l'erba dalle patate, da leggere i racconti di Chekhov. Tante cose ci sono da fare in questo posto.